quando contro la prima in classifica prendi gol dopo 5 minuti, poi diventa dura riuscire a ribaltare la situazione. Però ci abbiamo anche provato, abbiamo avuto un sacco di occasioni nel primo tempo e potevamo andare anche diversamente, secondo me. E come ho detto, abbiamo creato tante palle gol, esprimendo anche un bel gioco e diciamo, dando prova di carattere, visto che eravamo 1-0 sotto contro la prima in classifica, siamo riusciti a creare tante occasioni e poi le abbiamo sbagliate, però non andrà sempre così, penso. No, ho fatto una buona gara, come del resto tutti i miei compagni. Siamo, secondo me, anche se oggi abbiamo perso, in un buono stato di forma. Ora non si può guardare solo il risultato, perché comunque oggi abbiamo perso, ma col Foligno abbiamo fatto 3 punti, col Pescara meritavamo qualcosa in più. Lottiamo ogni giorno e cerchiamo di uscire da qui il prima possibile. La stabilità psicologica è la cosa più importante, vista la situazione. Bisogna cercare di andare su tutti i campi cercando di strappare i più punti possibili. Nonostante tutto, averla preparata, nonostante tutto, poi ci sono le situazioni sul campo che sono gli episodi. Se ci fosse andata un pochino più bene, ecco, avremmo fatto sicuramente un'ottima figura oggi. Purtroppo queste palle inattive abbiamo sofferto e loro sono bravi tecnicamente, la calciano bene in mezzo e ripeto. Gli episodi ci hanno condannato. È stato un buon primo tempo della Pistoiese e quindi si va avanti cercando di recuperare terreno. Se oggi avessimo fatto un buon risultato, tanto meglio, ma non è nemmeno da battersi più di tanto perché sappiamo che le potenzialità dei Gallipoli, oggi una grande differenza non si è vista fra le due squadre, però sapevamo che il Gallipoli era una squadra che veniva da ottimi risultati e che è accreditata per la vittoria del campionato. Andiamo a giocare la partita, perché le partite prima di giocarle non sono mai di nessuno, per cui anche la Pistoiese si gioca le sue carte. Oggi da prendere di buono c'è il fatto che hai creato 6-7 palle gol, per sfortuna o per bravura anche loro non sei riuscito a concretizzarle, ma questo ti fa ben sperare perché aver fatto tutte queste palle gol contro la prima della classe, perché no andare a Crotone e cercare di fare sicuramente un risultato positivo.